Greg, come va? Sempre a studiare? Sì, purtroppo. Ma non ti scoppierà il cervello? Sto esaminando delle nuove possibilità di applicazione col computer, ma il mio cervello resiste. Ah, stavo scherzando. Ma tu vivi solo di scherzi? No, anche di hamburger e patatine. Sta a sentire, tu col computer sei matto. Ti puoi inserire nella memoria del computer dell'università, perché se tu ci riuscissi avrai in mente un'idea formidabile. Non sono certo di riuscirci, ma ci posso provare. Scommetto quello che vuoi che ci riesci. Avanti, signor Einstein, al lavoro. Coraggio. Pearson, che cosa sta succedendo nel cortile? Perché questi rumori? Sono arrivati 3 camion della Coca-Cola. Che cosa? Coca-Cola? Chi ha ordinato 3 camion di Coca-Cola? Io no. È stato lei, signor Crockett. Risulta dal nostro computer. Dal computer? Ma che sta dicendo, signorina Palmer? Le ha dato di volta il cervello. Venga pure a controllare, se vuole. Venga, è tutto scritto qui. Il computer è andato in tilt. Ma che fa? Chi la beve tutta questa roba? Ragazzi, andiamoci da fare, non c'è tempo da perdere, su! Coraggio, riempiamo il bar e la dispensa, la provvista durerà 10 anni. Vorrei sapere chi c'è dietro a tutto questo. Anche l'anno scorso combinarono uno scherzo del genere. Dispensa sono pieni, non c'è più posto. Ah, non c'è problema, cominciate a riempire i cessi. Accidenti, ho combinato un gran casino. Greg, questa è per te, ti la sei meritata. Grazie. Glielo assicuro, signor Preside, non so spiegarmi come sia successo. Probabilmente c'è stato un errore nel computer. Da quanto mi risulta, signor Crockett, è lei la persona addetta a programmare il nostro computer. Non dimentichi che 100.000 lattine di Coca-Cola costano un patrimonio. Sarà tenuto a risponderne al consiglio di amministrazione personalmente.
C'è di sicuro un virus nel computer. Ma che cosa ne facciamo di tutte quelle lattine di Coca-Cola, signor Preside? Le faccia avere agli studenti. E 10 cassette le mandi come omaggio al signor Crockett. È il minimo che possiamo fare, visto che sarà lui a pagare l'intera fattura. Ha fatto una promessa! Appena segnate fa la danza del ventre muovendo l'ombelico! Io sono pronta! Stateci dentro! Ciao, Maggie, ti trovo bene. Scommetto che conosci meglio la danza del ventre che la storia della letteratura. Scusate se vi disturbo, ma alla fine del mio corso mancano poche settimane. So che le vostre tesine di letteratura sono quasi pronte. Vorrei averle prima di partire per Los Angeles, perché stando lì potrò esaminarle con calma. Bravo! Tu a che punto sei? Ciao, Betty! Salve, professore! Riguarda il teatro, no? Quello antico! Oh! Che periodo? A partire dal V secolo avanti Cristo, con Eschilo, Sofocle, Euripide. È complicato, sì. Sai! Non dimenticherò mai la faccia che hai fatto quando la professoressa Boston ti ha tirato la torta. E questa volta era innocente come un angioletto. Sì, infatti. Ma allora chi è stato a mandare il bigliettino amoroso alla professoressa? Non lo sapete, il professor Picchio. Davvero? E poi com'è finita? Che la torta l'ha potuta assaggiare solo Leo. No. E adesso la Boston e Picchio si sono messi insieme. Shh, attenzione, stanno arrivando. Come va? Buongiorno. Salve ragazza, buongiorno. Devo scusarmi con te per lo spiacevole equivoco a proposito della torta. Io come potevo immaginare che tu fossi innocente? Stia tranquilla, professoressa Boston. Certo, è stato un peccato per la torta, ma se questo è servito a mettere insieme lei e il professor Picchio, credo che ne sia valsa la pena. Devo riconoscere di essere stata severa in modo eccessivo con te, perché malgrado tutto sei un bravissimo ragazzo. Oh, grazie, professoressa Boston. Vuol dire che includerà anche me nella gita di fine anno? Certo! Verrà anche Leo, stabilito, ogni promessa è debito. Il professor Picchio ed io abbiamo deciso, dopo lunga e attenta riflessione, che in occasione della ricorrenza del 500° anniversario della scoperta dell'America faremo tutti un bel viaggio alle Bahamas, già. Non è vero? Sì. E visiteremo tutti i luoghi dove Cristoforo Colombo sbarcò per la prima volta nelle aeree. Nel 1492. Lo sapete tutti, no? Lo amo! Ho letto tutte quante le pubblicazioni su Cristoforo Colombo. Ora andiamo, Picchiolino! Abbiamo un programma enorme da preparare per il nostro viaggio alle Bahamas. Peccato che non sia il nostro viaggio di notte. Potrebbe diventarlo, bambolina. Ehi, la Boston è stata gentile, non mi pare? Già, lo credo. Vieni anche tu, mi serve una mano. Tua zia ha comprato tutto il negozio? Una buona parte. Ricordi le pillole per ringiovanire che gli ha consigliato Masura? Ne ha ordinate 2 casse. Funzionano? Mi dispiace per quel povero vecchio. Anche a me. Purtroppo. Ma secondo me la fanno diventare più matta. Allora io aspettare sua telefonata, professore. Si può? Ah, Larry. Qualcosa non va, maestro Masura. Chi erano quei due uomini che sono appena usciti? Funzionario immigrazione. Io essere espulso. Dover lasciare Stati Uniti entro 7 giorni. Violazione alle leggi sull'immigrazione avendo operato come allenatore senza il patentino della Federazione Americana di Arti Marziali. Ma è assurdo. Lei ha la carta verde. Non più ormai. Loro avere requisita. Carta verde valida per normali attività lavoro, ma servire licenza speciale per attività sportive. Io non sapere questo. Pronto? Sì, professore? Lei parlato con persona? No, purtroppo no. Oggi non si trova al Senato, è fuori in missione. Ma stia tranquillo, il mio amico è una brava persona. Mi ha già aiutato per l'adozione di Bobby. Sono sicuro che quando gli parlerò troverà una soluzione al problema. Tante grazie, professore. Di niente, a presto. Era il professor Turner? Sì. Avere subito chiamato lui. Suo vecchio compagno di scuola, signor Bob Grammer, essere senatore.
Forse suo amico riuscire a bloccare decreto espulsione. Ma come avranno fatto a sapere che lei allenava se io sono il suo unico allievo? Aver ricevuto denuncia anonima. Scommetto che sono stati Peter e Tank. Ora che cosa farà, maestro? Se amico professore non poter aiutare me, io essere costretta a tornare a Osaka, onorevoli amici. Io devo tutto a Masure. Se dovrà veramente lasciare gli Stati Uniti, io smetterò col karate. Il maestro è davvero nei guai. Se Masura sposasse una cittadina americana, quel decreto di espulsione verrebbe revocato automaticamente. Lo so anch'io. Ma come facciamo a trovare qualcuna che lo voglia sposare subito? Mia zia Ethel! Tua zia Ethel? È un'idea assurda. Non credere, mia zia è un debole per lui. Se Masura le facesse un po' di corte... Ma quale corte? Masura è di animo troppo nobile per arrivare a simili compromessi. E chi dice che Masura le debba fare la corte? Potrebbe darci una mano Leo. Lui è uno specialista in queste cose. Allora, che cosa ne dite? Questa non è una vera meraviglia orientale? Ci ho lavorato tutta la notte e oggi la manderò a tua zia. È bellissima, Leo, ma... dov'è il bigliettino? Ma è possibile che non sappiate niente? L'Ikebana non serve. Il messaggio è nella disposizione dei fiori. Guardate. Un ramoscello di aokuba japonica qui al vertice del triangolo significa il mio cuore è solitario. Un fiore di magnolia al centro sei la luce radiosa del mio mattino. E il tocco finale, il vero capolavoro, è il rametto di edera variegata che avvolge il bonsai d'arancio in fiore. Significa potremmo unire le nostre vite. E la firma è questo mazzolino di erbe medicinali. Non mi sembra una normale proposta di matrimonio. Ma in queste cose bisogna procedere per gradi. E io ho cominciato con un romantico messaggio. Mia zia non sa assolutamente nulla di Ikebana. Come farà a capire? Come ho fatto io per creare la composizione, consultando questo libro che tu avrai lasciato nella sua libreria per caso. No, non ci siamo, Leo. Secondo me non ha bocca. Conosce tutti i libri che ha nei suoi scaffali. Lo scaffale sarà quello di Betty, allora. Tu, sbrigati, abbiamo altre consegne. Accidenti! Ti ho detto di sbrigarti, non di cadere. Ma come stavano? Rimetti apposta. Se vedono che i fiori si sono rovinati, sono anche capaci di chiederci il risarcimento del danno. Sì, va bene, sta calmo. E fa presto. Che ne diresti di andare a pranzo in qualche locale caratteristico? Ma no, zia, è una bella giornata. Meglio godercela qui. Come preferisci? Vuoi invitare qui a pranzo qualcuno dei tuoi amici, cara? Perché no? Per lei, oh, signora. Stupendi, che profumo, che magnifici fiori. Chi sarà stato ad avere questo pensiero così gentile? Dov'è il bigliettino? Ma non so. Oh, non deve esserci. Questa è una composizione Ikebana, zia. Il biglietto non serve, il messaggio è scritto nella disposizione dei fiori. Oh. Ho studiato Ikebana per un periodo. Anzi, dovrei avere un libro che può farci capire tutto. Ecco, vedi? Un rametto di edera variegata che avvolge un'aucuba japonica in fiore significa... Però... erano disposti diversamente. D'acqua. Oh! Sai che significa, amore mio? Ti desidero disperatamente. Lasciamo perdere, zia Ethel. Forse si tratta solo di uno stupido scherzo. Eh no, aspetta un momento, signorina. Non abbiamo ancora decifrato tutto il messaggio. Un ramoscello di bonsai d'arancio al vertice del triangolo vuole significare... Oh, i miei sensi stanno bruciando per te, amore. E un fiore di magnolia collocato esattamente al fianco di tutta la composizione vuole significare... Oh, desidero stringerti fra le mie braccia. Ah, e questo grazioso mazzolino di piccole erbe. Oh, questa deve essere sicuramente la firma. Allora è stato il signor Kamikaze a mandare la composizione? Zia Ethel, mi dispiace, scusa, ma credo che il signor Masura non ci abbia fatto... No, Betty, io non voglio sentire ragioni. Quello che è scritto, anche se è stato scritto con i fiori. È per lei, signora, la presidentessa della Gulf Oil. Oh, pronto
ecco Alicia! Cara, in questo momento sono completamente sconvolta. Ah, non puoi immaginare che cosa mi è capitato. Non me lo dire! Il prezzo del petrolio è diminuito un'altra volta? Oh, non mi interessa il prezzo del petrolio, cara. Oggi è successa una cosa fantastica. Ho ricevuto una bellissima e romantica dichiarazione d'amore. Ah, da parte di chi? Da uno dei più raffinati gentiluomini provenienti dal Sollevante, che mi ha dichiarato il suo amore con una composizione ikebana. È nel campo delle automobili o dell'elettronica? Oh, no, in realtà si può dire che lui sia interessato all'industria agricola, in un certo senso. Nel suo campo ha delle intuizioni geniali. Ehi! Beh, come me la cavo? Magnificamente, sei brava. Sto andando bene? Avresti dovuto provarci prima. Perché? Perché mi piace tenerti abbracciata. Ehi, li avete visti anche voi? Pensate quello che penso io. Certo, mettiamoli un po' di paura. Allora avanti, inizia il divertimento. Sono quei soliti delinquenti! Sta calma, Julie, non ti spaventare! Reggiti forte! Julie non è un granché con lo scooter, eh? Già! Vatti sotto, dai, accelera, capo! Non imparerai mai niente con quello lì! No. Non avere paura! Non usciranno a farti cadere! Vista! Fate strada, toglietevi! Via! La ragazza trema tutta. Forse al morbo di Parkinson. Ehi! Venite qui! Qui! Greg ne approfitta per tastarla, avete visto? Forse se la vuole fare lì sullo scudo. No! La guanta, la tengo! Sì! Sì! Riprendo, riprendo! Piantata, la farà tutti! Tieni, sto morendo di sete. Grazie. Strano, dovrebbero già essere qui. Con questo scooter Greg va come una lumaca. Sì, è vero. E se Julie comincia a chiacchierare, va anche più lento. Eccoli. Ci stanno dietro. Ancora qui, rompiscato. Fermali, ti prego. Hanno cercato di farci cadere. Lo scherzo finisce qui. Guardate chi c'è, il ragazzo dal kimono d'oro. Allora, vuoi litigare con me, sbruffone? Prendi, spaccagli la testa. Sì. Fermo! Bastardo! Arrocchere! Animale! Basta! Hai detto! Vi do 3 secondi per salire in auto, altrimenti si vedrà un falò fino in Alaska. 1 2 Via! Via, ragazzo, non fai questa, te la faremo pagare, capito? Ehi, ma cosa avete combinato? Volevo fare il pieno al mio accendino, però... Beh, forse ho esagerato. Già. Ragazzi, la prossima volta che mio nonno decide di farvi un regalo, chiedetegli un'auto blindata. Se poi Joe esce dall'ospedale, Larry sarà in una botte di... Sarà sempre più difficile metterlo sotto una volta per tutte. Oh, togliti di mezzo! Ciao, Ciao! Via il cappello! Che razza di scherzi! Allora siamo tutti d'accordo? Decide Greg. Per come la vedo io, gliela farei pagare. Se Julie e Greg cadevano dal motorino, potevano finire all'ospedale. C'è da considerare che gli scherzi di Leo hanno sempre brutte conseguenze. Ehi! Greg, devi tenere presente quello che ha detto Abramo Lincoln. Il fine giustifica i mezzi. Quella era Machiavelli, scemo. Il concetto è valido lo stesso, non vi pare? Ecco qua, Greg.
Pepe di Cayenne ha comprato all'erboristeria di Masura, il più forte esistente al mondo. Ma non può essere pericoloso. Ah, non ti devi preoccupare. Allora, che cosa decidi? D'accordo, ma solo se mi provocano un'altra volta. Ma guardate un po' chi c'è! Il centauro volante! Ogni volta che ci vedi devi metterti in ginocchio e chiedere scusa. Capito bene, Foster? Io non devo chiedere scusa a nessuno, quindi vi consiglio di togliervi dalle scatole e di lasciarmi in pace. L'hai sentito? Tu non ti muovi da qui finché non ci hai chiesto scusa. O vuoi che io e Peter ti facciamo gli occhi neri? No, sarò io a farveli rossi. Quando noi siamo soli, nel corpo e nello spirito, vittime inerti della solitudine, quella solitudine ne genera un'altra ancora più grande e devastante. Queste amare parole sono di Francis Scott Fitzgerald e in qualche modo riassumono il tema di Tenera è la notte. Avanti. Guarda come vuoi. Attenti ragazzi, la cosa vi interessa. Ho qui il programma completo della nostra gita di fine anno alle Bahamas. Silenzio, silenzio. So che lei non sarà dei nostri, vero professore? No, devo andare a Los Angeles per certi affari. È vero, professor Turner, che dovrà fare un lavoro a Hollywood? Sì, per un breve periodo. Allora, forse lì conoscerà dei registi e degli attori famosi. È probabile. Bene, se dovesse conoscere Harrison Ford, gli dà questa da parte mia. Sì, Maggie, volentieri. È una mia fotografia. E cosa vorresti che gli chiedessi? Vorrei sapere quello che devo fare per diventare attrice e conoscere la sua opinione sulla mia fotogenia. Con particolare attenzione al tuo sorriso? Ah, mio caro signor Kamasutra, lei ha finalmente fatto di me la persona più felice di questo mondo. Masura, madame. Avanti, ora basta con questo madame, non devi essere così formale. Da oggi chiamami Ethel, coraggio, mio grande amore. Stringimi fra le tue braccia, fammi sentire la tigre che è nascosta. Prego, madame, perché dire questo? Io non capisco. Oh, io adoro gli innamorati timidi, tesoro. Prego, controllare il proprio desiderio, essere più alta forma di piacere. Prego, controllare se stessa. Oh, perché, Akai? Io trovo eccitanti gli uomini brutali. Basta col tuo assurdo controllo da samurai. Fa di me quello che vuoi, mio ninja. Essere meglio lei sospendere quelle pillole, madame. Bene, probabilmente hai ragione. In questi giorni mi sento come una ragazza di 20 anni. Se continuo così, il controllo della mia sessualità diventerà molto difficile. Oh, santo cielo, si è fatto inopinatamente tardi. Oh, arrivederci, madame. Ascolta, Kai. Dalla tua reazione ho capito che non ami la donna aggressiva. Vuol dire che diventerò la tua dolce geisha. Ho avuto tutti gli uomini che volevo. Avrò anche te, tigrotto adorato. Oh. Sì. Bene, molto bene. A più tardi. Caro Joe, sta procedendo tutto nel migliore dei modi. I legamenti stanno tornando a posto. E insomma, sono guarito. E posso uscire da qui. Dottore,
Anche oggi, se vuoi. Firmo la cartella d'uscita. Ah, fantastico! E potrò tornare a fare sport? Penso che per questo dovrei aspettare ancora un po' di tempo. E quanto? Io direi che se tutto va bene, potrai riprendere ad allenarti tra 2 o 3 mesi, campione. Lei mi ridà la vita, dottore. Però, per il momento voglio riposo assoluto. Ci siamo capiti? Glielo prometto. Grazie, dottore. Grazie, dottoressa Jones. Grazie per quello che ha fatto. Se non fosse stato per lei. Io non ho fatto niente. Chi devi ringraziare sono tutti i tuoi amici. È stato loro il merito se hai potuto superare i momenti peggiori. Vado a trovarli immediatamente. Non dica niente a Larry. Voglio fare una sorpresa a tutti. Sta tranquillo. Buongiorno. Buongiorno. Professor Turner. Non so come dirglielo, ma... Può disfare le valigie, signor Masura. Il mio amico ha fatto annullare il suo decreto di espulsione. Vuol dire che io non essere obbligato a lasciare Stati Uniti? No, ora può restare. L'ufficio immigrazione le rilascerà una nuova carta verde. Ma naturalmente io non potrò più allenare Larry. Sì, sapevo che questo era molto importante per lei e ho chiesto al senatore di risolvere il problema. Basterà che lei inoltri una domanda alla Federazione Americana di Arti Marziali e le verrà concessa una bella licenza di allenatore. Ma come essere riuscito? Ho sfruttato la vanità del senatore dicendo che lei gli farà avere quelle pillole per ringiovanire che ha dato alla zia di Ben. Io fare venire da Osaka nave piena. Non sapere come ringraziare lei, professore. Io e Bobby sentiamo di doverle molto. Questo è stato un modo di sdebitarci, almeno in parte. Da quando lei mi ha insegnato il colpo del drago, non mi chiama più nessuno, cacca sotto puzzolente. Bene, se tu avrai bisogno ripassare lezione, non esitare. Io essere a tua completa disposizione, mio giovane amico. Vedi che è arrivato! Mi sei mancato tanto! Non facci piano, Maggie, altrimenti mi rimandi all'ospedale! Finalmente, Joe! Come stai, amico? Lieto di rivedervi, ragazzi! Allora? Voglio offrire da bere! Avanti, Leo, coraggio, facci a prendere qualcosa da bere, datti da fare, avanti! Tu cosa bevi, Joe? Qualcosa di fresco! Bene! Come ti devi raccontare tutto? Ma che ti salta in mente? Se uno è zoppo, non viene in discoteca a ballare. E lui è zoppo, d'accordo? Dì al tuo amico zoppo di andarsene da qui. Perché non te ne vai tu? Ah, lo sentite? Il ragazzo è un duro! State attento! Attento! Dietro, dietro! Così, Larry, così! Lasciami in pace! Scusa se non ti ho aiutato. Possiamo festeggiare adesso. Un applauso per Larry! Evviva Larry! Evviva! Sei sicura di aver dato la mia valigia a Larry? Ti ho detto di sì, anche se non l'ho fatto volentieri. Non mi piace che tu vada alle Bahamas senza di me. Ma appena vado all'università non mi perderò neanche una gita di fine anno. E tu non dovrai andarti a protestare. Chi protesta? Comunque ti lascio la chiave dello scooter.
Potrai usarlo quando vuoi, ma sta attenta come guidi. E soprattutto, non correre. No, figurati. Presto, Betty, l'aereo parte tra meno di un'ora. Ho perso tempo a fare le valigie. Per andare pochi giorni alle Bahamas ti porti dietro tutto il guardaroba. A noi donne piace essere a posto in ogni occasione. No, è che vi piace complicare la vita agli uomini. Dia, grazie. Larry, se hai voglia di litigare, dimmelo chiaramente, ok? Meglio dopo, adesso voglio che sali in macchina, altrimenti le Bahamas le vedremo in cartolina. Guido io, così arriviamo in tempo. Ho parlato il mago del volante. Se prendiamo la multa per eccesso di velocità, paghi tu. Perché sei tu in ritardo? Io sono qui da più di mezz'ora. Controllate di non aver dimenticato nulla sul pullman, ragazzi! Giusta raccomandazione, hai fatto grazie, bene, cara. È un posto bellissimo. Io ci voglio venire in viaggio di nozze. Sempre che tu riesca a trovare un uomo che ti sposi. Ammetti. Peccato che Julie non sia venuta. Non prendi le mie valigie. No, cara. Sono pronta a pagare il faccino, ma io non le porto. Ehi, Leo, hai visto che creola? Sì, niente male. Come niente male? No, di un po', sei sicuro di averla vista bene? Certo, Greg. Ah, sì, dimenticavo, se non sono extra large, tu non le consideri nemmeno, giusto? No, non è vero, è solo che mi stanno bene quelle che sono venute con noi. Guarda meglio Maggie e Melissa. Ma che cosa gli manca? Stasera voglio invitarle in camera nostra. E vedrà che ci verranno di corsa. Sì, e magari anche nude, vero? Perché no? Stai delirando, ragazzo mio. Tu credi? Ci scommetto $100. D'accordo, scommessa accettata. Anche se è come rubare le caramelle a un bambino. Sì. A me i $100 faranno comodo. Voglio comprare dei souvenir e spedire molte cartoline. Non ci contare, scusatemi. Tutto procede bene, come era stato organizzato. Il direttore è stato molto gentile. Naturalmente alloggerete in due in una stessa stanza, secondo il programma. E ho già in mano le chiavi da consegnarvi. Oh, Leo Baldwin e Greg Foster. Siamo qui, professore. 150. Betty Nolan e Peggy Martin. Ci siamo, Greg. La stanza è quella. Melissa, come previsto, Maggie, secondo l'ordine stabilito alla partenza. Ted e Larry, sì, siete nella 158. Oh, guarda che spettacolo. Perché non provi a far entrare quella in camera nostra? Non hai capito niente, Greg. Maggie e Melissa andranno benissimo per noi, vedrai. La scommessa vale ancora? Ma certo, amico. Questa volta io ti frego $100. Ragazze, se sì, permettete vi porto le valigie in camera. Certo, era d'accordo, quello che volevamo. Che numero di stanza avete? La 152. Bene. Tutto come previsto. Sono vicino a noi. Come stanza non è male. Guarda, c'è una vista magnifica. Oh, accidenti.
Non me l'aspettavo così bella. Dove metto le valigie? Che meraviglia. Ragazzi, mi volete rispondere? Dove le metto le valigie? Ah, dove vuoi tu, Leo? Andiamo in piscina. Ho già il costume sotto. Anch'io. Siamo state previdenti tutte e due. Io lo sapevo che appena arrivata avremmo fatto una nuotata, però pensavo al mare, non in piscina. Col caldo che fa per me non c'è differenza. Non vedo l'ora di buttarmi in acqua. Lo diciamo anche a Betty e alle altre? Sì. Betty che numero ha a distanza? Mi sembra 148. Bene, appena escono Greg e Leo li chiamiamo. D'accordo, perfetto. Allora ragazze, ci vediamo più tardi. Sì, sì, grazie, d'accordo. Siete stati molto gentili. Ciao, ciao. Andate, sì o no? Questa gita comincia a vederla bene. Che mare meraviglioso. Il cosiddetto arcipelago delle Bahamas comprende circa 703 isole e isolette, di cui una ventina sono abitate. Le principali sono Andros, Cranburg e altre che non ricordo. E guardate come l'esempio di architettura spagnola. L'isola più importante è New Providence, che ospita la capitale d'Asso. Le Bahamas furono scoperte da Cristoforo Colombo, che cercando le Indie approdò proprio qui. Le isole erano abitate dalle tribù amerinde dei Lucayos, sembra che fossero civilissimi. E purtroppo quelle tribù furono completamente trucidate dagli spagnoli. Se un uomo uccide un altro uomo è un assassino, ma se commette genocidio eliminando una razza è un conquistador, è assurdo. Questa è la civiltà. E che le cose bisogna farle in grande. Guarda me, non sono grande. No, Leo, tu non sei grande, sei solo grasso. Ragazzi, faccio una dichiarazione ufficiale. Dopo la gita di oggi comincerà la vera vacanza e ognuno se ne andrà per conto suo. Ah, anche noi siamo d'accordo. Abbiamo già fatto un bel programmino in albergo. Anch'io avrei fatto un bel programmino. Ieri alla piscina dell'hotel c'erano certe ragazze. Ragazzi, sembra il set di un film di piazza. È vero? Chissà se i cannoni funzionano ancora. Fagliottina, ma li senti? Ai tempi della regina Elisabetta I, figlia di Anna Bolena, l'ammiraglio Drake, fornito della lettera di marca, solcò questi mari con le sue navi corsare, portando alla regina di Inghilterra enormi problemi. Regina Elisabetta? Mio nobile, scusi. Drake e la regina erano in società, una specie di joint venture. Ma ora fate attenzione, cominciamo con ordine. Il luogo dove ci troviamo è il vecchio forte di Nassau, che ha una lunga storia dietro di sé, fatta di episodi crudeli e di tesori nascosti. Nel passato è stato spesso teatro di furibonde battaglie tra i marinai spagnoli e i bucanieri della regina d'Inghilterra. Ma prendiamo dall'inizio. Dopo che Cristoforo Colombo scoprì le Bahamas, le isole furono esplorate da Ponce de León e Pérez de Ortubia e in seguito annesse alla Spagna. Ma nel 1627 gli inglesi invasero New Providence e occuparono buona parte delle isole, lasciando che i corsari ne facessero la loro base per scorrerie contro le navi spagnole. Si dice che proprio qui a Nassau, Edward Teach, detto il pirata Barbanera, avesse stabilito il suo covo insieme alla sua ciurma. Barbanera solcò questi mari per molti anni a bordo della sua nave, la Revenge, accumulando un enorme bottino di oggetti preziosi, di argento, di oro. Non solo, collezionò anche 14 mondi. Che energia! E secondo una stima fatta a quel tempo e secondo la leggenda dell'isola, sembra che il tesoro del pirata Barbanera, tra preziosi lingotti d'oro e d'argento, superasse probabilmente i 500 milioni di dollari di oggi. È ancora nascosto sull'isola. Dovremmo cercarlo. Potremmo organizzare una bella caccia al tesoro. Per 500 milioni di dollari ne varrebbe la pena. Niente fantasticherie, mi dispiace darvi questa delusione, però in verità la leggenda del tesoro nascosto del pirata Barbanera è solamente una storia inventata dall'ufficio locale del turismo per incantare i turisti creduloni. Giusto, bamboline. Il tesoro non esiste. Fossi lei non ci giurerei, madame. La leggenda di quel tesoro non è una storia inventata. Io le posso garantire che quel tesoro esiste. E lei chi è, signore? Io mi chiamo Bonnet, madame. E non si è reso conto di aver interrotto la mia lezione di storia, signor Bonnet? Io non volevo interromperla, madame, ma correggerla. Ah, e lei che cosa ne sa di storia? Il mio nome non le dice niente, madame. Bonnet ha detto? No! Ma non si chiamava Bonnet il tirapiedi del pirata Barbanera? Lei ha memoria, professore. Io sono il suo ultimo discendente.
Ma a giudicare da come è ridotto, il suo antenato non gli ha lasciato nulla di quel tesoro. Direi, picchiotto. Quell'uomo puzza tremendamente. Il mio avo non prese nulla di quel tesoro, perché Barbanera non gli rivelò mai il nascondiglio. Io ho passato tutta la mia vita a cercarlo e mi è costato questo, questo e questo. C'è una maledizione su di me per quel tesoro. E quale? La maledizione pronunciata dal pirata Barbanera sulla forca. Prima che il boia gli mettesse il cappio al collo, nessuno dei suoi pirati né dei loro discendenti avrebbe mai potuto toccare un solo doblone di quel tesoro. Che il diavolo lo fulmini anche da morto. Non sapevo di questa maledizione. Scusate, vorrei farvi una domanda. Voi venite dalla Florida per caso? Sì, ma... Da quale città? Miami. Ah, me lo sentivo, ne ero sicuro. È un segno del destino, perché il tesoro è destinato precisamente a... Va bene. Uomo, è stato un piacere parlare con lei, ma adesso noi dobbiamo continuare la nostra lezione di storia. Ci siamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Dove eravamo rimasti? Sì. Ho perso il filo. Quello che ha detto oppure no? Ah, figurati, dai. È strano, Dove è finito quel tipo? Ma non si vede, è sparito all'improvviso, come fosse un fantasma. E smettila. Stava per dire a chi è destinato il tesoro. Ah, smettetela, ora andiamo. Andiamo, andiamo. Non lo so, ragazzi, ma a me ha fatto paura. Ma credi ancora ai fantasmi? Oh, sarà un fantasma, ma a me non piace, ecco. Forza, ragazzi, non restate indietro. Quante scale. Sì. Finirà Betty, per dimagrire. Che c'è? Ti fa bene, Leo. Ma sì, andiamo. Allora, che ne pensi del viaggio? Io sto sempre bene quando stiamo insieme. Anch'io. E che tipo strano quell'uomo che ha detto di chiamarsi Bonnet, vero? Sembra un personaggio di un romanzo di Stevenson. Non credo. Probabilmente è un povero squilibrato. O forse è un attore. Assunto da qualcuno per intrattenere i turisti come noi. Ma non pensiamoci più ora. Sarà un dipendente dell'ufficio del turismo. Ma non pensiamoci più, hai ragione. È bello avere questo momento tutto per noi. Sì, è bellissimo. Speriamo che tua zia non arrivi qui all'improvviso ad interromperlo. E speriamo che non arrivi neanche il maestro Masura a sequestrarti per gli allenamenti o per fare jogging sulla spiaggia. No. Io mi rifiuterei di seguirlo. Ah, sei convinto di quello che dici? Certo. Ho capito. Dobbiamo raggiungere gli altri. Il momento è finito. Ma dove saranno andati? Il pullman doveva rimanere nei pressi del porto o mi sbaglio? Io non lo vedo qui. Avranno deciso di tornare in albergo senza di noi. Sapevano che ci avrebbe fatto piacere restare soli e che non ci saremmo persi. Ora bisogna trovare un taxi. Io non mi saprei orientare, poi l'albergo sarà piuttosto lontano. Ma prima troviamo un bel ristorantino qui, che ne dici? Va bene. O potremmo andare a prendere il tesoro nascosto di Barbanera, come diceva quell'uomo. E se il tesoro esistesse davvero? No, è soltanto una leggenda. Stamattina mi ha telefonato mio nonno. Ha detto che forse ci raggiungerà col suo yacht per portarci a fare il giro delle isole. Sarebbe bello. Potremmo andare a pescare. Tu sai pescare? Non lo so, non ci ho mai provato. Perché non restiamo qui tutto il giorno? Perché no? Ottima idea. Allora, hai combinato? Non dicevi che stasera Maggie e Melissa sarebbero venute di corsa in camera nostra? Tu pensa a preparare $100. Sì, sì. Vieni, tieniti pronto. Sono stanca morta. Oh, adoro infilarmi nuda fra le lenzuola dopo la doccia. Sento un brivido per tutto il corpo. Ecco qua. Uno, due, tre, via! Eccole! Io non mi muovo da qui! Nella nostra stanza!
Sì, ripeteggiamo noi. Dammi $100, Greg. Che te l'avevo detto? Spazio di bello. Lo capisco, è stata un'esperienza tremenda. Sì, adesso è finita, è tutto ok. Sta buona, sta buona. Che paura. Ci pensiamo noi a proteggervi. Sarete qui con noi tutta la notte, d'accordo? Guarda che bel vestito! Oh, ripensandoci, è molto più adatto a una ragazza come Betty che a me. Oh, ma che dici, piccioncina? Banane, banane! Banane, signori! Oh, guarda che magnifici colori! Oh, non so resistere! Come sono pittoreschi questi piccoli mercati delle isole, ci si può trovare di banane. Sì, ma stiamo attenti alle spese, Angelo mio. Le banane qui hanno un sapore speciale, vuole darmi una banana, per favore? Grazie, tenga. Grazie, signora. Capellini da uomo e da donna, capellini di paglia, di tela, capellini di devo comprare un altro. Vuole un cappellino, signora? Avanti, lo provi. Come sta? Mi tenga la banana. Forse è troppo piccolo. Io ne ho perduto uno a falde larghe con un bel fiore giallo. Non ne avrete uno? Dice a me. Certo, come questo, signora. È a falde larghe. Ne provi un altro. Oh, quello là è quasi uguale a quello che ho perduto. Va veramente bene, quello che volevo. È perfetto. Ne sta benissimo, signora. Sembra veramente bene. Sì. Picchiotto, non sembra uguale a quello che avevo? Picchiottino? Ma va bene, lo prendo come... Grazie, signora, grazie. Venga, venga. Devo? Scusi, signor Bonnet, perché mi ha portato qui? Insomma, mi vuole spiegare? Qualcuno potrebbe sentirci. Sì, sì, capisco, ma perché tanti misteri? C'è chi ucciderebbe perfino il fratello pur di averla, ma sento che di lei mi posso fidare. Questa è la mappa del tesoro di Barbanera. Quel diavolo l'ha sepolto in un punto della spiaggia di Bahama Bay. Ma prima il giuramento. Giuramento di cosa? Il giuramento dei filibustieri delle Bahamas. Avanti, alza la mano destra. Forza, ripeti con me. Giuro sul teschio di Barbanera. Giuro sul teschio di Barbanera? Di dare 2/3 del suo tesoro. A chi? A me, come unico e legittimo erede di Steve Bonnet. Sì, lo giuro. Bene, allora siamo d'accordo. Qua la mano, amico. E il vecchio Barbanera l'abbiamo fregato. La sua maledizione non ti riguarda più ormai. Troverai il tesoro e me lo porterai. Ci può contare, alla parola di un insegnante. Mi fido della tua parola di insegnante, ma che mi dici dei $10,000? Quali $10,000, scusi? L'acconto sul tesoro. Chi mi dice che dopo averlo trovato tu non scapperai con tutto il malloppo, eh? Ma io ho giurato, signore. E io me ne frego del tuo giuramento. Avanti, sgancia i $10,000. Sì, Affare fatto. Ecco qua. Mi scusi, chi mi dà la sicurezza che lei non mi stia rifilando la solita patacca? Come ti permetti? Ti sembra il tipo che rifila le patacche ai turisti, eh? No, lei ha l'aspetto di una persona per bene. Io so riconoscere un uomo onesto. Non mi sbaglio mai. Bravo. Senza mani! Sei stanca? E perché? Io non pedalo mica. Guarda, Betty. Sono squali. Ti sei fatta male? Ho preso una botta alla gamba. Ecco, proprio qui. Attento, fa piano. È soltanto un leggero strappo muscolare. Un bel massaggio e passa subito. Basta, basta così. Il massaggio non serve. Il dolore è quasi passato. Possiamo andare, Larry. Sì, è meglio. Ah, oh, baby, bambolina mia, baby. Non vorrai farmi girare la testa davanti a te. Lasciamoci andare, angelo mio. Ciao, mortalità.
Salve, bellezza. Ciao. Stai ingrassando, mi pare. Ciao. Ciao. Guarda che bei ragazzi. Accidenti. Eccoci, hey. Siamo qui per voi. Murtalito. Ciao, tesoro. Ciao, bellezza. Le belle ragazze non bevono da sole. Americane? Sì. Mm-hmm. Posso offrirvi da bere? Grazie. Portaci tre Bahamas Bombos. Subito, Mortalito. Il drink che vi faccio assaggiare è una specialità delle Bahamas. È eccezionale per riscaldare il sangue. Lassù c'è qualcuno che sta provando a rimorchiare Maggie e Melissa. Non dovevamo lasciarle sole. Lascia perdere, non fanno niente di male. Ma come? Danno fastidio alle nostre ragazze. Questo è da vedere. A me sembra che loro due ci siano abbastanza. Ma no, ma che dici? Non è vero. Piuttosto, vedo che lì ci sono un mucchio di belle ragazze. Perché non andiamo a rimorchiarne qualcuna? Ottima idea, Leo. Sì, trovo giusto curare gli scambi culturali, ragazzi, con l'estero. Puntate in barca, possiamo andarci anche a casa nostra. Forza! Diamoci da fare, eh? Ok. Come vi chiamate? Sì. Lei Melissa, io Maggie. Ah. Mortalito. Ah. Balliamo. Permetti, vuoi ballare? Perché no? Balli con un esperto. Siamo dell'università di Miami. Hai dei capelli magnifici. Quanto mi trattenete? Perché lo vuoi? Ehi. Sono simpatici. Lasciatele. Ehi, ma che vuoi? Se voi state con le nostre ragazze, noi possiamo ballare con le vostre. Lasciate stare le nostre ragazze e andate via da qui. Immediatamente. Ehi, chi ti credi di essere? Provaci con me, vigliacco, forza. Oh mio Dio. Che pasticcio. Stai calmo. Toglimi le mani di dosso. Non fate così, ragazzi, vi prego. Non ti basta ancora, eh? Cos'è questa confusione? Ricchiotto interviene energicamente, fermalo! Sì, sennò vado subito! Aspetta, l'ultimo colpo glielo do io. Ma non vi vergognate! Questo è un comportamento incivile. Noi siamo turisti americani e siamo qui per fraternizzare, non per fare risse. Su, datemi la mano. Sono sistemati, non vi daranno più fastidio. Me lo merito, un bacio. Addio, americane. Ehi! Salve, ragazzi! Ciao, Larry! Ehi, ma cosa vi è successo? Leo! Ciao, Larry! Che cosa hai fatto? Non mi va. Sei scontrato con un carro armato? Non proprio, ma quasi, Larry! Sono stati aggrediti da due energumeni del posto! Quando il professor Picchio ha cercato di fermarli, hanno dato un pugno terribile anche a lui! Un'esperienza tremenda! E come mai? Ci sarà stato un motivo. Che cosa avevate combinato? Quei due in realtà stavano dando fastidio a Maggie e a Melissa. E così... Fastidio in che senso? Veramente sono stati molto gentili con noi. Posso immaginarlo. Comunque ci abbiamo provato anche noi ad attaccare con delle ragazze del posto. E quelli ci sono venuti addosso. Se almeno ci fossi stato tu... Sono due esperti di karate. Larry, tocca a te dargli una lezione e vendicare il nostro... Credo sia estremamente appropriato che tu segua il consiglio dei tuoi amici, Larry. Ehi, un momento. Non mi va di battermi solo perché i miei amici si comportano da idioti. Mi dispiace, professoressa, ma è così. Se non sanno tenersi lontano dai guai, è un problema loro. Ma qui c'è in ballo il buon nome della nostra università, l'onore degli Stati Uniti. Oh, sei
Non ti farà incantare, spero. Siamo in vacanza e avevi detto che incontri di karate qui non ne avresti fatto. Se mi fossi trovato lì, avrei potuto fare qualcosa. Ma adesso, così, a freddo, io Il capo è uno spaccone arrogante. Va in giro con una grossa macchina nera con dei ghirigori dipinti sopra. È vero, un pallone con... Ma allora deve essere quello... Che ci ha fatto cadere. Non avrà intenzione di fargliela passare liscia. No, non ci penso nemmeno, Betty. D'accordo, ragazzi. Difenderò il buon nome della nostra università. Bravo, Larry. Bene, Larry. Non contenti? Grazie. Organizziamo un incontro di karate al più presto. Fantastico. Evviva! Eccole. La macchina è questa, non ho alcun dubbio. Sì, le riconosco benissimo. Non vedo l'ora di incontrare faccia a faccia quel delinquente. Voglio insegnargli a essere gentile con i turisti. La prossima volta che volete sedervi a un tavolo, chiedete il permesso a Mortalito. Vi avevo detto di non farvi più vedere. La lezione non vi è bastata. Questa non è la tua spiaggia privata, non puoi impedirci di stare qui. E tu chi sei, sbruffone? Non mi riconosci? Per poco non mi hai investito con quella tua carretta. Ah, quella coppia in tandem, certo, ora mi ricordo. Vuoi riscuotere la tua razione di botte? No. Ti sfido ad un regolare incontro di karate sulla spiaggia, da organizzare al più presto. Se vinco, dovrai chiedere scusa a tutti i miei amici uno per uno. Giusto. Se invece finirai in ospedale, come è più probabile? Saranno loro a chiedere scusa a te. Sei già morto, stupido americano. Domani sera, va bene? Domani sera. D'accordo. Qui. Va bene. Ci troveremo qui alle 7 in punto. Mortalito ti ridurrà in pezzi, è il nostro grande campione. Viva, viva Mortalito! Se Larry non vince l'incontro, questa volta siamo nei guai. Non può perdere, ha battuto avversari molto più forti. Certo. È vero. Ce la farà. Questa volta non c'è Masura. Pronto? Buongiorno, Marta. Sono Nolan. Ieri ho telefonato a Betty alle Bahamas e... La mia nipotina mi ha convinto a portarla in giro per le isole sul mio yacht e poi torneremmo tutti insieme a Miami. Perché non viene anche lei con suo marito? Che ne dice? Mi sembra un'idea molto allettante, signor Nolan. Tra poco vado a prendere Fred all'aeroporto. Sono certa che accetterà con entusiasmo. La richiama più presto. Bene. Pensi di cavartela anche senza Masura? Spero di sì. Non resta che stare a vedere. Vieni qui. Cosa mi fa venire un colpo? Che cosa vuole? Parlarti del tesoro del pirata Barba Nera. Sta giù se non ci vedono. Che sta facendo, Leo? Non lo so, ma ha di sicuro qualcosa in mente. Forse ha rimorchiato una ragazza del posto. Venite con me. Ho una cosa molto importante da dirvi. Ti assicuro che ne vale la pena. No, non mi va. Cos'hai? Ti sei innamorata?
Vieni, c'è una cosa fantastica. Non puoi lasciare le Bahamas senza provarle. Avanti, Melissa, tuffati, non farti pregare. No, non voglio bagnarmi. Oh, che bella età. Arrivo! Ci tuffiamo? No, Larry, adesso non mi va. Avrei un'idea. Riprendiamo il tandem e facciamoci un giro. Come fai ad avere certe idee? Su, andiamo. Ben riuscito. Uno squalo. Attento, Leo, corri presto, c'è uno squalo dietro di te. Presto, se l'hai vicino non stare lì, muoviti. Uno squalo, aiuto. Fuori dall'acqua. Questo sì che è uno scherzo! È incredibile! C'ero cascato anch'io! Vedete solo quando gli scherzi li fanno a me! Chi la fa la smetti? Comunque ci eravate cascati tutti! Sei affascinante, lo sai? Grazie! Larry! Mi impiccano, aiuto! Bel sorriso! Aiuto! Ancora? Mi impiccano! Avanti, sorridi! No, voglio una bella foto prima che Mortalito ti rovini il faccino! Ecco, sta fermo! Cambia posizione! Sì, questa è fantastica! Roma mi sembra piuttosto pericoloso. È molto veloce, non sarà facile anticiparlo. Secondo me devi lavorare col gioco di gambe. No, lei lavora anche con i pugni, è meglio. Io non so che consiglio darti. I tuoi non servono. Infatti mi bastano i vostri. Io ti consiglio di guardartelo bene, biondina, perché dopo l'incontro non lo riconoscerai. E io ti consiglio di prenotare un posto all'ospedale. Già. Già fatto, ma a nome suo. I medici lo stanno aspettando. È solo uno sbruffone, Larry. È un blef. Allora, perché non la fai finita con le chiacchiere? Vediamo se sai batterti. No! Non dei colpi proibiti, Larry! Lui è stato te! Quali colpi proibiti? Sai avanti, che Larry! Alzati, Larry! Reagisci! Se permettete, farò come dico io, ok? Ne hai presi abbastanza o ne vuoi ancora? Dagli una lezione, coraggio, Larry! Coraggio! Avanti! Dai, Larry, dai, Larry! Forza, Mortalito! Forza, Mortalito!
Abbandono, ti ammazzo! Avanti! Avanti, Lenny, attaccalo! Forza! Lenny, ora devi usare il colpo del drago! Abbiamo l'occasione di prenderti una vacanza. E di questo dobbiamo ringraziare il signor Nolan. No, Marta, in realtà sono io quello che deve ringraziare voi per aver accettato il mio invito con così poco preavviso. Alla mia età non capita spesso di poter godere della compagnia di una donna affascinante come lei. Anche se si trova qui con suo marito. Chissà dove saranno i ragazzi già adesso? Ieri Betty mi ha detto che sarebbero andati alla spiaggia. Ma se ho capito bene, Larry deve regolare un certo conto che ha in sospeso con uno dei ragazzi del posto. Non starà facendo un altro incontro di karate, spero. Oh, no, Fred, non credo. Intanto sono in vacanza. E in secondo luogo, la professoressa Boston detesta la violenza e non glielo avrebbe mai permesso. Spaccagli le ossa, quel bastardo! Devi sporticarlo vivo! Cerca di controllarti, cara. Ma io so controllarmi alla perfezione! Dai, Larry! E così ho deciso di battermi. Ma non credevo che l'incontro sarebbe stato così duro. Quel mortalito è fatto d'acciaio. Già. E ce l'hai fatta senza l'aiuto del maestro Masura. È vero. Ma mi è mancato. Se avessi avuto i suoi consigli, avrei sicuramente incassato meno colpi. Purtroppo temo che per un po' di tempo dovrai fare a meno del tuo allenatore, Larry. Non mi dirai che alla fine zia Ethel è riuscita ad incastrare. Quando sono partito stavano discutendo sulla data del matrimonio. Mi scusi, signor Nolan, devo provvedere alla cena. Ah, sì. Avevo invitato i professori e i tuoi amici a pranzo sullo yacht per stare un po' insieme. Sì, lo sapevo. Dovevamo vederci per festeggiare la vittoria. Non so che fine abbiano fatto. Quanti passi di distanza dalle palme? 20, mi pare. Ti pare? Controlla, forza! Sì, subito, subito. Sì, 20. Verso sud, sud-est. È sud o sud-est? Sud, sud-est. Ma perché i tirati non sono più precisi? Uno, due, tre...
passi dall'ultima palma. Sud e sud-est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dovremmo esserci. Ora la mappa cosa dice? Vediamo. Direzione sud-sud-est. 20 passi dall'ultima palma. E come facciamo a sapere qual è l'ultima? Deve essere quella. Ma sono passati 3 secoli. La palma della mappa potrebbe essere morta e sepolta. Anche questo è vero. Comunque ora l'unica soluzione è cercare. Troveremo quel tesoro anche se saremo costretti a scavare tutta l'isola. Andiamo. Dai. Ma ne sei sicuro? Ho sentito che ne parlavano in albergo. Avranno una mappa sbagliata. No, è la stessa mappa. Bonnet ne ha fatte delle copie. Ma io gli ho dato più soldi degli altri. E lui in cambio mi ha dato un'informazione. Da allora il palmizio è avanzato di circa 20 metri. Gli altri stanno sbagliando allora. Sì, infatti. Basterà tornare indietro di 20 metri e saremo nel posto giusto. Non perdiamo tempo, diamoci da fare. Chissà la faccia che faranno quando ci vedranno arrivare con il tesoro. Dunque 20 metri sono circa 30 passi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ci siamo quasi. Io ne ho l'esatta sensazione. Ma bambolina, sono esattamente 5 ore che lo stai ripetendo. Io non sbaglio mai quando ho una sensazione. Per caso hai anche la sensazione che io posso morire di fatica? Forza, Teddy, forza! Non ce la faccio più. Senti, ho un'idea. Perché non ci stendiamo all'ombra e ci divertiamo un po'? Ah, non fare il gradino. Dai, scava! Pazienza. Ancora niente? No. Qualcosa di metallico. Che ti avevo detto? Continua a scavare. Gioia del mio futuro. Gioielli, grandi viaggi. Finalmente andrò sulla Aconcagua, sul Fujiyama, sì. Il tramonto alle falde del Kilimanjaro, sulla Acropoli di Atene. Non ti agitare, bambolina. Ho trovato un'antica paletta. Secondo te di che periodo può essere? Sembrerebbe un reperto risalente al 1600. Continua a scavare. Ti avverto, mia cara, che il mio fisico sta per cedere. Se non trovi il tesoro, non sei più il mio picchiotto. Oh, perdonami, angelo mio. Basta parlare ora. Mi piace quando mi tratti così. Riprendi a scavare. Ehi, buongiorno. State facendo le sabbiature anche voi, a quanto pare. Salve. Avete perso qualcosa? Il picchiotto? Ma siamo tutti qui? Eh già. Ops. Guarda! Ragazzi, è stata un'esperienza utile! Tutti noi abbiamo capito come si usa una bussola! Ragione, stavano in 3 punti diversi. Non ne ho idea. Avranno letto male la mappa. Io non ci capisco niente. Addio, tesoro. Addio. Addio, tesoro. Che peccato. Ma noi non potevamo immaginare che quel Bonnet fosse un imbroglione. Così ci siamo cascati come un mucchio di imbecilli. Veramente sei stato solo tu a cascarci come un imbecille. Io non avrei fatto un simile errore. E adesso che facciamo? Torniamo a casa. Questo è più facile a dirsi che a farsi. Ho dato a Bonnet tutti i nostri soldi e anche i biglietti dell'aereo. Non prendertela, anch'io ho fatto la stessa cosa. Credevo di essere stato il suo. Non sarei stato così stupido da fare lo stesso, vero picchiottino? Purtroppo sì, pagnottina mia. E adesso non ho più un centesimo. Accidenti. Che ore sono, Greg? Non lo so, il mio orologio lo ha Bonnet. Il mio non l'ha voluto perché è di plastica. Sono le 8:30, perché lo vuoi sapere? Forse facciamo in tempo a partire col nonno di Betty. È vero! Tornano a casa con lo yacht! Allora, corriamo al porticciolo! Andiamo! Sbrigarci! Ti presto! Siamo salvi, bambolina! Vero. Allora? Sì, questa mappa è molto interessante. Era di questa che ci voleva parlare al forte? Sì, esattamente di questa. E adesso per quale motivo è venuto ad offrirla proprio a noi? Che intendi dire? Se lei è così sicuro di sapere dove è nascosto il tesoro, perché non va a scavare per conto suo?
Una lunga storia, bella signora. Quando Barbanera stava per essere appeso alla forca. Aspettateci! Veniamo anche noi! Arriviamo! Corri, corri! Forza, avanti! Avanti! Guarda! Ehi, ma quello è Bonnet! No! Sì, è lui! Ehi! Fermo! Lasciala, è un furfantello da quattro soldi! Un truffatore! Un volgare ladro! Un impostore! Approfittarsi così dei poveri turisti! Vorrei strozzarti con le mie mani! Non è così! Meno male, l'hanno preso! La devi pagare! Ladro! Dategli una lezione! Sì, state a sentire me! Chiudetelo in cella e buttate via la chiave! Hai ragione, picchettina mia! Devo andare dentro, è così carino! È sempre la solita! È una vecchia conoscenza della polizia delle Bahamas. È molto tempo che imbroglia i turisti con la storia del tesoro. Perquisitolo nelle tasche ancora sicuramente i nostri soldi. E anche i biglietti d'aereo. E anche il mio orologio. Tira fuori il maltolto, furfante. Non ha niente. Ho speso tutto. Ieri sera sono stato al casino. Al tavolo da gioco, hai vinto o hai perso? Perso. Ecco, questa è la conferma. Il crimine non paga mai. Vi serve ad esempio, ragazzi. Cercare di arricchirsi in modo facile può essere molto rischioso a volte. Ah, parole sante, pagnottella dolce, parole sante. Hanno arrestato Bonnet! Ma ora come torniamo a casa? Cosa vi è successo? Siete in difficoltà? Qualcuno ha bisogno di un passaggio per tornare a Miami? Tutti si trovano! La nave pirata delle Bahamas sta per salpare le ancore! La ciurma deve salire a bordo! Siamo salvi! Muoversi! Avanti! Arriviamo! Aspettate! Professoressa, prego. Grazie, Larry. Devo telefonare in albergo per dire agli altri ragazzi di organizzarsi il viaggio di ritorno da soli. Speriamo bene. Via tranquilla, sapranno cavarsela. Comunque possiamo dare indicazioni all'agenzia di viaggi che è nell'albergo.